Andato in scena ieri 4 agosto ad Ogliastro Cilento, Quante storie, scherzo teatrale in musica in due tempi di Umberto Anaclerico e Gianni Parisi. L'idea, nata qualche anno fa, quando leggendo storie, storielle, monologhi, barzellette, racconti, aneddoti ed ascoltando canzoni, villanelle, madrigali, macchiette, abbiamo pensato che poteva essere divertente coinvolgere il pubblico in queste storie, scrive Gianni Parisi. E si sa, le storie si raccontano meglio se c'è un appropriato sottofondo musicale. Avevamo a disposizione dunque tutti gli ingredienti per una gustosa ricetta teatrale e allora abbiamo deciso di mettere in pentola Quante storie. C'erano testi divertenti e coinvolgenti, ma allo stesso tempo con spunti di riflessione, musiche per lo più originali di un grande musicista, Costantino Caruccio, coreografie di una splendida ballerina Lucia Anaclerico, un attore tanto pazzo quanto simpatico Umberto Anaclerico ed infine un ottimo cuoco Gianni Parisi che potesse ben amalgamare il tutto ed eccolo qua pronto per essere gustato. A voi Quante storie e buon appetito. Quando è finito l'opera, pensando milionario, se è da calau si fa, se è da recettà, per questo serve posto, sono donne e guagliere. Uscissi da cassello, non si fa mai manca. E quando un libro tuo si è raffinato, disciuto poter dire è bello e brutto, perciò prima di darvi l'ultimo saluto, ma non va a fare tu vedere, e chi l'ha asciutto? Parapam, 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 pam, pam, parapam, pam, pam.